Grazie al professore Liegi, grazie a tutti voi per essere tornati e penso di richiamare via via, se sarà il caso, le cose più importanti che ho già detto nella scorsa lezione o nello scorso incontro, proprio per non levare tempo utile alla nuova riflessione, che del resto però è un corredo vero e proprio di quello che già abbiamo esposto, illustrato riguardo a Guardini nello scorso nostro incontro. La settimana scorsa, riguardo a Guardini, noi ci siamo in particolare soffermati sulla maniera in cui il discorso sulla sintassi divina, potrebbe essere rintracciato dentro la sua produzione teologica, dentro la sua ricerca e riflessione teologica, a partire, se ricordate, da un suo breve saggio di materia trinitaria, teologico trinitaria, dentro, le cui pagine abbiamo visto come la sintassi può essere pensata e ripensata pur sempre sulla scorta della lezione patristica, in particolare dei padri cappadoci, oltre che come una teologia che getta una luce sull'ordine agapico trinitario che nell'autoimmanenza eterna di Dio è da sempre vigente, anche sul fatto che questo ordine, appunto questa taxis, altro non è che il reciproco posizionarsi dei tre della Trinità, l'uno sempre per gli altri, e dunque l'uno in favore degli altri. E questa è la logica appunto agapica che presiede alla vita stessa di Dio e perciò che ordina, imprime un ordine o più precisamente una, come dire, coordina, fa sì che l'ordine di ciascuno dei tre sia sempre in rapporto, in riferimento all'ordine o al posto degli altri due. È un atteggiamento proesistenziale che fa della metafisica teologica una vera e propria ontologia relazionale, una vera e propria ontologia agapica. Il fatto che ognuno sia se stesso non è funzionale a una presa di posizione identitaria del padre nei confronti degli altri due della Trinità e poi ancora del Figlio e dello Spirito Santo a loro turno, a loro volta, bensì è costitutivo del loro stesso essere, perché il loro essere è appunto aperto al rapporto con gli altri due e fa sorgere gli altri due all'esistenza, ma allo stesso tempo esiste in virtù o grazie agli altri due. Questa è la logica relazionale, questa è la sintassi agapica che costituisce l'eterna autoimmanenza di Dio, la quale però si esprime in una sorta di formidabile estasi nell'orizzonte storico-salvifico, economico della rivelazione. Si fa conoscere e si comunica, si partecipa al di fuori di sé, nel mondo, per il mondo, agli esseri umani, per gli esseri umani. Il crocevia di questa estasi agapico-trinitaria è impersonato da Cristo Gesù. E in Cristo Gesù abbiamo appunto incontrato, sempre sulla scorta del pensiero guardiniano, quello che egli stesso già considerava una sorta di canone fondamentale per sviluppare e per valorizzare teologicamente il metodo della sua Gegensatztheorie.
il metodo dei suoi sistemi degli opposti polari, come abbiamo visto, egli li chiamava e li considerava. Un metodo fondamentalmente utile e funzionale a sviluppare una ricerca di tipo filosofico o una ricerca filosofica nel campo del religioso e delle religioni, quindi una riflessione filosofico-religiosa, di filosofia delle religioni o della religione ancora più precisamente, ma pure alla base della ricerca precipua di Guardini stessi, Guardini stesso, cioè la ricerca più propriamente, più peculiarmente teologica che egli argomenta, di cui egli rende conto in tantissime delle sue pagine, in numerose sue opere, alcune delle quali abbiamo chiamato in causa, abbiamo citato e menzionato nella scorsa lezione. Dalla Gegensatztheorie, dal sistema del Gegensatz, degli opposti polari e della opposizione polare, abbiamo ricavato una importante asimmetria che rende ragione del dislocarsi della syntaxis agapico-trinitaria dall'orizzonte della autoimmanenza eterna di Dio stesso al piano della storia della salvezza. E quindi all'orizzonte economico dove incontra questa sintassi agapico-trinitaria, incontra anche la nostra esistenza di esseri umani, la nostra storia comune e le si propone come paradigma tramite cui coniugare anche le nostre esistenze, anche le nostre vite, anche le nostre vicende, sempre secondo una logica relazionale o ancora più radicalmente secondo una logica agapica di reciproco, di vicendevole posizionamento perché anche gli altri possano avere un posto, un luogo in cui posizionarsi a nostro riguardo, in riferimento a noi. Da questo sistema delle opposizioni polari noi oggi dobbiamo passare a un altro tema che mi è stato assegnato dal professore Liegi e che è quello della inversio analogie. Spiegherò tra poco che questa è un'espressione da me formulata, che come tale perciò non si ritrova letteralmente negli scritti di Guardini e che tuttavia, almeno a mio parere, sintetizza significativamente la lezione di Guardini e lo sviluppo con cui egli valorizza teologicamente la sua Gegensatz Theorie. E come dire, la maniera in cui egli riprende quella asimmetria dei poli di cui dovremo tornare a parlare tra il sopra e il dentro di Dio rispetto alla storia del mondo e degli uomini e tra il donde e il verso degli uomini stessi in riferimento a Dio o a quella che ancora oggi possiamo chiamare il seno agapico verso cui dobbiamo ritornare dopo che ne siamo sorti, dopo che ne siamo scaturiti, la patria trinitaria verso cui come esuli continuamente ci sentiamo vocati, richiamati a fare ritorno. E dunque, dicevo, dalla Gegensatz Theorie corroborata cristologicamente, sostenuta da quel correttivo, da quell'additivo cristologico di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, deriva quest'altro originale profilo della riflessione guardiniana, il profilo della inversio analogie, che non possiamo però capire se non partiamo da un altro tema altrettanto importante nell'insieme della ricerca di Romano Guardini, il tema della Weltanschauung.
un termine tedesco che letteralmente, come sicuramente saprete, significa visione del mondo, visione Anschauung riguardante il mondo, in tedesco Welt, Weltanschauung. La Weltanschauung è intesa da Guardini appunto come un vedere il mondo o anche come un guardare al mondo, ma secondo Guardini, con gli occhi di Dio. Voi sapete che il tema della Weltanschauung, soprattutto nei primi decenni del secolo scorso, del Novecento, ha avuto grande fortuna nell'ambiente filosofico, ma poi anche teologico, di lingua tedesca, tra Austria e Germania. E, però, questa fortuna, direi accademica, presso i grandi pensatori, presso i maggiori filosofi tedeschi del XX secolo, si è a un certo punto tradotta in deriva ideologica. La Weltanschauung è diventata un sistema di pensiero forte, alla base di certe visioni del mondo che poi sono state, nel prosieguo del XX secolo, nel bel mezzo del XX secolo, i regimi totalitari, quelli di destra e poi anche quelli di sinistra, quelli del nazifascismo, possiamo dire, in Germania pure, ma anche in Italia e in altre parti d'Europa, e dall'altra parte dell'Europa, andando verso gli Urali, invece, il totalitarismo di matrice comunista, il bolscevismo e così via. Sistemi forti, visioni forti del mondo, troppo schematiche, che hanno voluto imprigionare ogni senso possibile del mondo stesso e della storia comune degli uomini dentro una particolare interpretazione del mondo stesso. E questo è stato un guaio, una iattura culturale e intellettuale, come tutti ben sappiamo. La Weltanschauung, presa in considerazione da Romano Guardini, invece vuole essere una visione del mondo realizzata a partire dal punto di vista di Dio stesso, con gli occhi di Dio, con lo sguardo di Dio. Un'autentica Weltanschauung, secondo Guardini, è possibile soltanto lì dove e quando l'essere umano non si concepisce più chiuso all'interno del mondo, che cerca di governare alla sua maniera, e si scopre invece capace di prenderne le distanze per poterlo contemplare da un punto di vista esterno e diverso. Potremmo precisare da un punto di vista qualitativamente esterno e altro, da cui veramente è possibile rintracciare la verità del mondo. In quanto questo punto di vista qualitativamente altro rispetto al mondo stesso è il posto in cui risiede colui che il mondo lo ha pensato e lo ha realizzato, lo ha pensato e lo ha fatto. Ma questo posto, e così torniamo di nuovo al tema della taxis, questo posto qualitativamente altrove rispetto al mondo, è pur sempre storicamente situato in seno al mondo. E il posto, ancora, lo ripeto, la taxis col greco dei padri della Chiesa, è il posto, quando uso per dire posto, per dire posizione, per dire posizionamento, il termine greco patristico taxis, mi rifaccio a una accezione di questo stesso termine tra le più arcaiche dentro l'orizzonte del pensiero cristianamente ispirato. Uso taxis come già lo usava sul finire del secondo secolo d.C. l'autore anonimo dello scritto a Diogneto.
su cui dovremo tornare a riflettere tra poco. L'autore della lettera cosiddetto, dello scritto a Diognetos, a un certo punto dice, nel capitolo sesto, dice che ai cristiani la provvidenza o la volontà divina ha assegnato dentro il mondo e nella storia una taxis, un posto ben preciso, che a loro non è lecito disertare. Alcuni hanno interpretato questa espressione come un riferimento al senso del dovere militare che i cristiani avevano dentro l'impero romano, ma più precisamente, come certi studiosi più lucidi e avvertiti hanno fatto notare, si tratta di un appello alla responsabilità storica dei cristiani, i quali, credendo, non si alienano dal mondo, anzi nel mondo rimangono, per usare un'altra espressione del sesto capitolo dello scritto a Diognetos, come l'anima dentro il corpo. E tentano di portare, come fa l'anima che conduce il corpo di cui è spirito vitale, cercano di portare il mondo oltre se stesso incontro a Dio. Benissimo, questo posto in cui Dio stesso si posiziona tramite il mistero dell'incarnazione è quel punto di vista qualitativo interno al mondo stesso, da cui però il credente o il teologo può prendere le debite distanze dal mondo stesso per vederlo nella sua completezza, ma anche nella sua complessità, con lo stesso sguardo di Dio che conosce completamente, totalmente il mondo e il suo destino, la sua vocazione, il suo senso, la direzione della storia tutta quanta. La Weltanschauung cristiana è in questo senso una visione cristica, giacché il posto di Dio dentro la storia è proprio quella che Dio stesso prende nel momento dell'incarnazione, in virtù del mistero della incarnazione del suo Logos. Si tratta di vedere, di intendere il mondo dal di dentro, come è proprio dell'esserci umano. L'uomo è nella sua esistenza un esserci. Sta dentro la storia, sta nel bel mezzo del mondo, non può e non deve alienarsi rispetto al mondo. E tuttavia ci sta dentro con lo sguardo e con l'intelligenza di chi viene nel mondo e perciò è prima ma anche oltre il mondo stesso. Chi viene nel mondo? Chi è questo o ercomenos che si annuncia già nei Vangeli e nel Nuovo Testamento e poi nell'Apocalisse? O ercomenos, nel quarto versetto del primo capitolo dell'Apocalisse, colui che era, che è e che viene, o ercomenos, è proprio il Cristo. Ma il Cristo che viene nel mondo può venire nel mondo perché è già prima del mondo ed è oltre il mondo. La compiutezza di senso del mondo sta proprio nel poterla cogliere e conoscere in questo crocevia in cui il prima e l'oltre si incontrano. Il prima e l'oltre, una misura, possiamo, temporale e una misura spaziale, ancora l'importanza della asimmetria delle polarità che si saldano e si intrecciano insieme nel crocevia cristico, nell'incarnazione del Logos, il vero senso, il Logos divino, senso divino del mondo umano. Ora, la Weltanschauung segnala in questo senso un vero e proprio punto di svolta nella riflessione guardiniana. L'esserci dell'uomo viene considerato in relazione a Dio e al suo esserci storico salvifico in Cristo Gesù. L'esserci dell'uomo non è altro che l'esito dell'esserci storico salvifico di Dio in Cristo Gesù. Dio stesso,
essendo crogiuolo agapico, essendo intreccio di relazioni di amore, essendo sintaxis, coordinamento di prese di posizioni proesistenziali, l'uno per gli altri due e viceversa, essendo Dio stesso fondamentalmente non semplicemente un essere metaficamente astratto, ma l'esserci agapico, non può che dare esito all'esserci storico dell'uomo. Così scrive a questo proposito Guardini a un suo caro amico che si chiamava Josef Weiger, in una lettera che poi è stata raccolta in un volumetto, di epistole, di lettere appunto a Josef Weiger. Sono parole di Guardini che sto citando. L'idea di Dio, concepita con autentica serietà, sopporta che ci sia ancora qualcosa accanto a lui? È un interrogativo di Guardini. Quando noi pensiamo veramente Dio, che è, ma proprio perché è ed è Dio, non può che essere l'unico ad esserci, sopporta che ci sia anche qualcun altro o qualcosa oltre a lui, accanto a lui? Se ci domandiamo cos'è che veramente esiste, che è nella compiutezza del suo essere, non dovremmo forse rispondere con l'unica risposta vera e degna, lui, e poi null'altro, un null'altro adorante? Eppure il finito esiste, conclude questa sua riflessione Guardini. Il finito esiste, io esisto. E allora, che cosa può aggiungere a lui il fatto che io esista? La forza di questo interrogativo mi pare forte, schiacciante, e anche la risposta che Guardini ipotizza è forte. Sono ancora parole sue. Dio è, vive, scevro di ogni imperfezione. Una sola cosa gli manca però, il finito. Ma egli vuole proprio questo. Così mi sembra che bisognerebbe ammettere qualche cosa a cui non si pensa affatto di solito, e cioè una volontà insita nella vita intima di Dio, nel suo cuore, di arrivare al finito. La volontà di superare la propria assolutezza, la volta scorsa dicevo di trascendere la propria trascendenza, o, aggiunge Guardini, meglio ancora, di discenderne, di abbassarsi, di discendere dalla propria assolutezza, dal suo essere al di sopra per entrare dentro quelle asimmetriche polarità che dicono la sintassi di Dio in confronto al mondo e agli esseri umani. Attenzione, qui forse è utile una breve digressione riguardo a questa riflessione di Guardini per meglio comprenderla. Non è propriamente un pensiero guardiniano, ma a me pare possa essere argomentato a sostegno della riflessione di Guardini e anzi come chiave per interpretare correttamente questo suo pensiero. Si tratta del tema importante per la filosofia e per la teologia cristiana, fin dal tempo degli scolastici medievali, del Deus semper maior. Anche Papa Francesco insiste su questo tema, anche se lui lo attinge soprattutto dagli scritti di Sant'Ignazio di Loyola. Deus semper maior in realtà è un tema che già Anselmo di Aosta trattava con lucidità teologica, ma che in realtà si può rintracciare già nell'orizzonte del messaggio biblico e poi in particolare nel Nuovo Testamento, nell'epistolario di San Paolo. Che cosa significa Deus semper maior? Significa che Dio è sempre più grande, sempre maggiore, sottinteso di se stesso. Non semplicemente, come affermano di solito le teodicee e le metafisiche, rispetto al mondo e perciò anche rispetto all'essere umano dentro il mondo. Sarebbe, secondo me,
fin troppo facile per Dio essere di più rispetto al mondo che ovviamente nella sua materialità e nella sua creaturalità è dipendente da Dio e perciò è meno di Dio. Sarebbe come vedere ancora in televisione quelle pubblicità che c'erano fino a qualche anno fa, quella del Super Enalotto. Vuoi vincere facile? Gioca al Super Enalotto e si vedeva un pugile di pesi massimi che stendeva subito con un pugno un peso mosca, un mingherlino sul ring. Non so se l'avete presente, queste antiche ormai pubblicità del Super Enalotto. Il Deus Semper Maior re è maggiore rispetto a se stesso, nel senso che per essere veramente ciò che è, cioè Dio, deve essere e deve sempre mostrarsi, dimostrarsi sempre ulteriore. Essere di più per Dio significa essere ulteriore, ulteriore rispetto a se stesso. È in questo senso che il monoteismo monolitico delle metafisiche greche, ma anche di certi passaggi antico-testamentari, nel Nuovo Testamento, alla luce della Pasqua di Cristo, si movimenta e si rivela come un monoteismo intrinsecamente, costitutivamente plurale, cioè come verità trinitaria di Dio, del Dio di Gesù Cristo. Il Dio uno è unico, è di più, ma è di più in se stesso, nella sua autoimmanenza eterna, nell'orizzonte della sua agape, è di più in quanto è Padre, Figlio e Spirito Santo. Uno è unico, certamente, ma pure al contempo tre. E nell'orizzonte del racconto biblico questa ulteriorità di Dio si rivela continuamente. Pensate, c'è un orizzonte culturale che è quello dei popoli semitici, possiamo dire, a cui pure appartiene l'antico Israele, che considera la divinità come la fonte generatrice di vita, ed è giusto che sia così, e che perciò individua all'apice del pantheon antico semitico una divinità, possiamo dire, dal volto materno o di sesso femminile, quella adatta a generare, quindi che so io, Astarte, per renderci per farci un'idea. Astarte è la dea principale del pantheon semitico, fenicio, egizio, di quella parte di mondo in cui viveva la sua storia, l'antico Israele. Ma Dio non è semplicemente madre, Dio è di più. Non per motivi di maschilismo biblico, Dio è di più perché è padre. Quando si rivela al suo popolo prediletto, a Israele, come padre, dice che è di più rispetto al Dio madre degli altri. E tuttavia non dice che non è madre, continua a mantenere dentro di sé ciò rispetto a cui è di più, cioè le viscere materne, Rahamim, l'utero di Astarte, continua a essere custodito dentro di Dio che è, essendo padre, pure generatore di vita. E poi come si fa a dimostrarsi ancora di più se già si è padre? Capovolgendo il tutto e diventando figlio o mostrandosi come figlio. Nel Nuovo Testamento c'è questo mistero di incarnazione in cui Dio si dice ancora di più e nella sua ulteriorità, rivelandosi nel figlio e come figlio. E ancora il figlio in realtà è il di più di Dio o rivela il di più di Dio nella sua carne umana, lì dove grida la voce stessa di Dio, che è lo spirito, un ulteriore segno della sua ulteriorità, grida la stessa preghiera di Gesù rivolta al Padre, Abba Padre, Galati 4, Romani 8. Il Deus Semper Maior nell'orizzonte biblico è colui che si rivela sempre di più, paradossalmente però via via diminuendo, diventando sempre più piccolo, abbassandosi e umiliandosi sempre di più, fino alla carne umana del maestro di Nazareth, del bimbo nato a Betlehem, dell'uomo morto nudo sulla croce del Golgota. È questa linea
di rivelazione, questa epifania in progress che dice che Dio è di più mentre si rivela sempre di meno, umanamente, mondanamente, storicamente di meno. Il di più di Dio alla fine è l'uomo, ma l'homo novissimus, tanto per citare il Concilio Vaticano II, il titolo di Gaudium et Spes 22, che è l'espressione più conducente in questo tema, Deus semper maior in Cristo homo novissimo, uomo cioè definitivo, compiuto. In Cristo Adamo si rivela come il di più di Dio, come Dio stesso è il di più di Adamo, sempre in Cristo Gesù. Ora, in questa prospettiva del Deus semper maior, più che un finito accanto a Dio, Guardini dice che c'è Dio nel finito. Come pure, sempre tramite Cristo Gesù, c'è il finito in Dio. Vedete che si tratta sempre di un posizionamento e di un riposizionamento continuo? Non il finito accanto a Dio, che è inconcepibile anche metafisicamente, anche filosoficamente, perché se Dio è Dio, non ci può essere alcunché, anche se pensato in termini microscopici, alcunché accanto a lui a fargli da perimetro, a fargli da confine. Dio è Dio ed è solo lui in realtà. Allora c'è Dio nel finito, come pure il finito è in Dio. Qui la riflessione sull'essere umano avviata nel saggio Der Gegensatz, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, si raffina in riflessione teologica. Guardini vuol dire che se Dio è Dio, allora soltanto Dio è. Per questo occorre virgolettare il termine arrivare al finito. Dio decide di arrivare al finito e Guardini nella sua pagina virgoletta il verbo arrivare. Poiché il finito di per sé, il finito come tale, non esiste. Esso esiste nel momento e per il fatto che Dio decide di superare la propria assolutezza e anzi di discenderne. Per questo il finito non è l'infinito, e tuttavia il finito è dall'infinito, a partire dall'infinito, e anche in vista dell'infinito, per l'infinito. L'homme dépasse infinitamente l'homme. L'uomo oltrepassa infinitamente l'uomo, è il pensiero pascaliano che Guardini mette ad esergo di ben tre suoi saggi. Il saggio Der Gegensatz, il saggio sull'antropologia teologica e il saggio su mondo e persona. Mette sempre questo esergo di Pascal. L'uomo oltrepassa infinitamente l'uomo stesso, il finito oltrepassa infinitamente il finito. Per Dio si tratta di trascendere la propria trascendenza, come dicevo già, senza però smentirla o abolirla. Si tratta di confermarsi come il tutto, che però, pur diminuendo, nel senso inteso già da San Paolo nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi, pur essendo divino, non considerò un tesoro geloso le sue divine prerogative, ma se ne spogliò, se ne svuotò, divenendo uomo in tutto e per tutto fino alla morte. Dunque, Dio è il tutto, che però, pur diminuendo nella sua umanazione in Cristo, si rivela ancor più grande, sempre maggiore di se stesso. Dio, difatti, è tutto, ma anche il suo tutt'altro. Non tutto fuorché ciò che non è, bensì tutto e perciò persino il suo tutt'altro. Il tutt'altro che per esserci veramente deve essere a lui ricondotto, appunto come il suo tutt'altro. Ciò che non è Dio non può semplicemente stare accanto a Dio, deve essere conquistato da Dio, sorgere da Dio e destinarsi a Dio.
essere suscitato da Dio e riconsegnarsi a Dio. Insomma, deve essere pensato in riferimento a Dio, in Dio, anzi, ancora più radicalmente, come il suo tutt'altro, non come il tutt'altro in assoluto. Sarebbe un'affermazione metafisicamente improbabile, grottesca, ma piuttosto come il suo tutt'altro, l'altro rispetto a Dio che però non limita Dio e perciò non lo vanifica, non lo smentisce, ma diventa il suo tutt'altro. E così può esistere, altrimenti non potrebbe esistere. L'altro assoluto rispetto a Dio, se Dio è Dio, non può esistere se non che come il suo tutt'altro. Il crogiolo agapi correlazionale della Trinità eterna su questa logica è imperniato. Cristo stesso, il Figlio eterno del Padre, il suo Logos, è il tutt'altro rispetto al Padre. Se ne distingue opponendogli, sì, dice San Tommaso nella sua teorica trinitaria, giustamente, ma è il suo tutt'altro, non può che stare in relazione con lui, altrimenti né lui né il Padre in quanto Padre possono davvero esserci. Il metodo della teologia pensata come Weltanschauung, questa teologia che ho ora illustrato, è appunto l'inversio analogie. Espressione che Guardini, dicevo prima, non usa, ma che mi permetto di formulare per riassumere, per sintetizzare le argomentazioni guardiniane su questa tematica. Guardini, tramite l'inversio analogie, considera l'uomo a partire da Dio. Se Dio è creatore, l'uomo è creatura. Se Dio è persona, l'uomo è persona, capace cioè di stare a sua volta in relazione con Dio, giacché la persona è quest'ente propriamente, peculiarmente relazionale. E ancora, se Dio è Dio, l'uomo, attenzione, non potrà mai essere Dio come Dio, e tuttavia dovrà essere in Dio e con Dio. L'uomo come il tutt'altro di Dio, come il suo tutt'altro, non può diventare Dio, altrimenti si confonde con Dio stesso, ma deve essere in Dio e con Dio. In verità, ciò che vale per il concreto vivente umano è predicabile anche di Dio, ma solo per analogiam. La teologia classica questo lo sa da sempre, fin dal tempo dei padri e poi degli scolastici medievali. Si può cioè dire, questo è il ragionamento analogico in teologia, che l'uomo si scopre creatura e dalle sue creaturali connotazioni riesce a risalire oltre di sé a colui che lo ha costituito creatura, cioè al suo proprio creatore. E se l'uomo si scopre con attitudini relazionali come persona, allora riesce a pensare Dio anche come un soggetto personale. Come spiega Guardini, questa logica analogica, questa legge dell'analogia, vale anche per l'opposizione polare. L'opposizione polare non costituisce una legge assoluta a cui sia Dio sia le creature sono ugualmente sottomesse, ma Dio, come dire, per Dio vale in un certo modo e per la creatura in un altro modo. La creatura, nondimeno, in base a quel poco di sé che sa, può giungere a sapere un poco di più guardando in alto e vedendo Dio. Lo stare in opposizione polare è essenzialmente, dice Guardini, lo abbiamo detto nella scorsa lezione, uno stato dell'essere creato. Ed è proprio dell'essere creato e perciò finito, essere in una certa misura composto, composto da dimensioni contrapposte, opposto da differenti polarità. Il suo essere concreto consiste fondamentalmente nel suo essere composto di vari elementi, di
diverse dimensioni che appunto possono entrare in rapporto tra di esse. Dio invece, spiega Guardini, è assolutamente ed essenzialmente semplice, se lo si considera metafisicamente, se lo si considera filosoficamente. Dio è essenzialmente semplice ed è questa la ragione per cui in lui non si trovano opposti e di conseguenza la logica della opponibilità deve essere analogicamente adattata. Di opposizione polare in Dio si può parlare solo analogicamente. Abbiamo già visto nella scorsa lezione che in realtà poi capovolgendo, e questo sarà l'esito della inversio analogie, capovolgendo la faccenda, arriveremo a comprendere che lo stesso sistema degli opposti polari che governa e regola l'esistenza del mondo e degli uomini nel mondo, si può comprendere, secondo Guardini, piuttosto a partire da un archetipo, da ciò che è fondativo veramente, e cioè da Dio stesso, e dall'agape trinitaria, dai posizionamenti di Dio nei confronti di Dio stesso. Nei confronti del suo vero altro, quello con la A maiuscola, che è il figlio, col quale si collega tramite, ancora una volta, Dio, cioè tramite il terzo della Trinità, tramite lo Spirito Santo. Tuttavia, dunque, dice Guardini, di una certa molteplicità in Dio, certamente ci parla la rivelazione biblica. Dio è molteplice. Metafisicamente si può concepire solo come la massima semplicità, come l'uno in questo senso. E tuttavia la rivelazione biblica ci dice che c'è vita in lui, che egli è il vivente e che c'è una certa molteplicità nella sua autoimmanenza eterna. E tutto questo viene alla ribalta. Diciamo, si mostra in una formidabile epifania nella vicenda del Cristo, nella quale appunto traspare il mistero trinitario. Si tratta di una molteplicità di natura particolarissima che non smentisce l'unità di Dio. Qualcosa che si può apprendere, sì, ma solo nell'orizzonte della fede che si illumina in Cristo. Questa unità trina del Dio di Gesù Cristo può essere intesa come l'immagine originaria, prima dicevo come l'archetipo, Urbild nel tedesco di Guardini, l'immagine originaria, origine, originaria, Urbild, immagine originaria dell'opposizione polare nascosta già in Dio, così come in Dio stesso si trova l'immagine originaria dell'essere umano. Questa è l'archetipicità di Dio e del Dio Agape, del Dio di Gesù Cristo, non del Dio di Platone e di Aristotele, non dell'idea iperuranea o del motore immobile, ma dell'Agape e Agape tu Christou, di cui parla San Paolo in 2 Corinzi 5,14. È questo l'archetipo, è questa l'Urbild, l'immagine originaria che riguarda il senso dell'essere umano. Appunto questo permette di predicare di Dio analogicamente la perfezione dell'opposizione polare, vale a dire il perfetto equilibrio degli opposti, che nel concreto vivente è invece impossibile. Quello che nel concreto vivente è una semplice e direi anche disaggregante, disgregante asimmetria, come può essere uno a posto con se stesso se è al contempo fuori e dentro, sopra e sotto. Quando interviene la simmetria c'è come uno sbilanciamento
tra queste polarità costitutive dell'essere umano? E come questa asimmetria può essere l'equilibrio del concreto vivente? Risulta difficile per l'uomo nel mondo e per il mondo stesso. E invece, come abbiamo detto nella scorsa lezione, è proprio l'equilibrio divino e l'equilibrio agapico questa asimmetria. E questa asimmetria diventa costitutiva e fondativa per l'equilibrio del mondo e per l'esistenza umana. Deve essere come contagiata, deve essere come partecipata agli esseri umani. Da qui quelle dimensioni antropologiche, teologicamente orientate, e quelle dimensioni teologiche, antropologicamente situate, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Polarità asimmetriche. Questa guardiniana inversio analogie è implicita nei numerosi scritti di filosofia della religione pubblicati da Guardini negli anni 30 e negli anni 50 del Novecento. La sua espressione più esplicita è però brevemente argomentata in un piccolo articolo pubblicato nel 1953. Sulla rivista bresciana, perciò pubblicato in italiano, la rivista Humanitas, apparso però in tedesco già l'anno prima in Germania, con questo titolo: Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen, che in italiano appunto si traduce solo Nur, solo chi conosce Dio, wer Gott kennt, solo chi conosce Dio conosce pure l'uomo, kennt del Mesh. Guardini, sintetizzando efficacemente la sua ormai abbondante e articolata produzione filosofica e teologica, con queste parole ribadiva la propria posizione in un dibattito epistemologico che si era protratto, scusate, per buona parte della prima metà del Novecento e ancora si prolungava pure nella seconda metà del secolo. L'articolo che sto citando e a cui mi sto ora riferendo è appunto del 1952, del 1953. E questo dibattito epistemologico sulle possibilità e sulla plausibilità del discorso teologico partiva dalle osservazioni di Wittgenstein per culminare poi nella cosiddetta teologia radicale degli anni 70, ormai morto già Guardini. Guardini muore nel 1968 e quindi ormai al di là della sua scomparsa. Che cos'è la teologia? Come si fa teologia? Questa era la questione epistemologica. Più radicalmente, è possibile in piena epoca contemporanea, nella crisi del moderno, dire ancora Dio o dire ancora di Dio, riguardo a Dio, fare ancora teologia? Un interrogativo questo che ha investito innanzitutto le teodicee, la cui impotenza speculativa, per usare un'espressione di Giuseppe Mario Pizzuti, l'impotenza speculativa è stata smascherata dalle domande che si è posto Hans Jonas circa la possibilità di parlare su Dio dopo Auschwitz, come dicevamo, come ricordavamo nell'incontro della scorsa settimana. Ricordate, siamo partiti da Auschwitz proprio per ritornare ad Auschwitz e alla sua questione teologico-epistemologica o di epistemologia teologica. È mai possibile oggi ancora parlare, dopo la Shoah, per esempio, di Dio? Per Guardini la questione era legata strettamente al problema dell'essenza del cristianesimo, anche questo al centro di una riflessione che durava sin dalla prima metà dell'Ottocento, da Feuerbach in avanti, passando attraverso von Harnack. Sto citando pensatori tedeschi dell'Ottocento o sul crinale tra Ottocento e Novecento. Una questione, quella dell'essenza del cristianesimo, che finiva per chiamare in causa lo specifico cristiano della teologia. Si può
E come si può parlare di Dio in termini cristiani? O più correttamente, si può e come si può parlare del Dio di Gesù Cristo? La possibilità e i modi del discorso cristiano su Dio, per un teologo ancorato alla tradizione come era Guardini, non potevano non fare riferimento appunto alla analogia. Analogia che era uno strumento del discorso teologico canonizzato come tale già nel Medioevo dal Lateranense IV nel 1215, con il principio secondo cui in similitudine certa, semper maior dissimilitudo. Seppure dobbiamo ammettere una sicura, certa, evidente somiglianza tra le creature e il loro creatore, dobbiamo però ammettere tra di loro una sempre maggiore dissomiglianza. Cosicché la valenza o la portata catafatica del discorso teologico, la valenza argomentativa del discorso teologico, doveva pur confrontarsi con i suoi limiti apofatici, con ciò che del mistero di Dio rimane sempre al di là della conoscenza umana. Tuttavia, nella modernità, a seguito del progressivo processo di secolarizzazione, l'analogia, secondo Guardini, va perdendo la sua efficacia. Finché siamo in un sistema intriso di religiosità e di sacralità, che ammette come scontato, come dato ovvio ed evidente, l'esistenza del trascendente, allora ciò che vale per la storia del mondo può essere maggiorato, può essere proiettato in alto con dimensioni aumentate, fino a dire Dio. Invece, con il processo di secolarizzazione, questa proiezione di ciò che vale in basso verso l'alto comincia a non valere più, a non essere più plausibile. L'analogia va perdendo la sua efficacia, diventa superflua, perché il mondo non è più concepito come creazione, in quanto tale costituito nel rapporto con Dio, da Lui dipendente, bensì come natura, dotato di automatismi che inducono a considerarlo autonomo e persino autosufficiente. Di conseguenza, Dio stesso si eclissa, cedendo il passo all'avanzare dell'io umano, il quale invece si scopre soggetto capace di conoscere i meccanismi naturali per neutralizzarne e per imbrigliarne l'energia per la propria utilità, per il proprio tornaconto. L'uomo non si sente più chiamato a riconsegnare nel culto il creato a un Dio ormai perduto di vista e si sente piuttosto investito del compito di dominare la natura tramite la sua opera, tramite la cultura. Si può dire, secondo Guardini, che a un antico trinomio costituito da Dio, creazione e culto, in epoca moderna si sostituisce un nuovo trinomio, io, natura e cultura. È così che sorgono le Weltanschauungen ideologiche. Al centro non c'è più Dio, ma l'io. E il mondo non è più qualcosa che dipende da Dio, ma qualcosa che dipende da se stesso, la natura, secondo le sue leggi evolutive. E l'uomo nel mondo ha il compito principesco e dominante di produrre cultura, cioè di tradurre la natura in qualcosa che può essere utile per lui, in dato culturale, e non invece sente più la vocazione a riconsegnare tramite il culto, l'adorazione, la liturgia, il creato stesso, la creazione a colui che l'ha fatta, cioè a Dio. Vedete il capovolgimento che Guardini coglie guardando la tarda modernità. Dal processo di secolarizzazione, pertanto, il pensiero teologico riceve un grave contraccolpo. Mutano infatti anche i suoi strumenti di indagine, i suoi procedimenti gnoseologici.
Guardini lo spiega in un suo saggio pubblicato nel 1929, mettendo in fila l'argomento ontologico di Anselmo, la prova dell'esistenza di Dio argomentata da Anselmo. Ricordate, l'argomento ontologico di Anselmo, la scommessa di Pascal e il paradosso di Kierkegaard. Tre modi di riferirsi a Dio, tre modi di discorrere riguardo a Lui. L'argomento ontologico è rappresentativo della via analogica patristico-scolastica e include la ratio dentro l'atto di fede, l'intelligere nel credere e la forma classica della teologia cristiana. La scommessa pascaliana, a sua volta, estenua all'inizio della modernità, nel Seicento, estenua la ragione in ragionevolezza e divarica le ragioni intrinseche alla fede dalla ratio propriamente intesa. Le ragioni del cuore, dice Pascal, sono diverse da quelle della ragione. La ragione non riesce a comprendere le ragioni del cuore. Vedete, c'è come uno sdoppiamento, una divaricazione tra la ragione credente e la ragione qua talis, la ragione raziocinante. Infine, un ulteriore passo nella tarda modernità, ormai nell'Ottocento, il paradosso di Kierkegaard, che fa leva sul sentimento dell'assurdo e si risolve nell'irrazionale, dato che la ratio è ormai reputata irrimediabilmente asimmetrica rispetto a Dio, considerato ormai come il totalmente altro, separato rispetto alle sue creature da una infinita differenza qualitativa. È pur sempre un pensiero credente, quello del danese Kierkegaard. Perché? Perché è un pensiero che si rifà alla lezione teologica di Martin Lutero. È un pensiero teologico protestante, quello di Kierkegaard, che si impernia però su Dio considerato come il totalmente altro rispetto all'uomo. Se l'uomo è un animale razionale, Dio è l'assurdo, è l'irrazionale. E questo tarpa le ali alle effettive possibilità di un discorso propriamente teologico, mentre invece apre le porte, o riapre le porte, dice Guardini, al rischio del fideismo. Guardini reputava che Pascal poteva rappresentare il punto di incontro tra Anselmo e Kierkegaard, ma Pascal, dice Guardini, non era bastato a legare assieme Anselmo e Kierkegaard, i cui punti di vista semmai finivano per divaricarsi e persino per porsi in alternativa. Nella tarda modernità, in pieno Novecento, si è acceso un dibattito, una battaglia, scrive Guardini nel 1958 in una pagina di un suo saggio molto interessante per questi nostri argomenti, che si intitola Religione e Rivelazione, un saggio di filosofia della religione. Una battaglia, dice Guardini, tra chi portava alle estreme conseguenze la prospettiva di Kierkegaard e chi invece difendeva la tradizione scolastica, tra il pastore svizzero protestante, perciò Karl Barth, che parlava di analogia fidei, e il gesuita polacco, tedesco di origini polacche, Erich Prysvara, che rilanciava invece l'analogia entis. L'analogia entis diventava, ancora nei primi decenni del Novecento, come lo strumento della teologia propriamente cattolica, l'analogia fidei come lo strumento nuovo della nuova teologia protestante. Per Barth l'analogia fidei è praticata da chi pensa alla teologia con un atteggiamento biblico, non con un atteggiamento filosofico, greco, metafisico, bensì biblico, ossia con l'atteggiamento, dice lui, diceva Barth, non distaccato dei testimoni piuttosto che dei filosofi, l'atteggiamento dei profeti e degli apostoli, i quali ricavano la loro conoscenza riguardo a Dio da ciò che Dio stesso dice di sé nella rivelazione.
Anche l'analogia fidei valorizza la somiglianza, ma a partire da Dio, ragion per cui l'essere umano, sua creatura, si conosce alla luce della rivelazione come derivante da Dio. Tanto che, secondo Barthes, si può affermare che la verità di Dio non è la nostra verità, perché è la sovrana e sovraccendente verità di Dio. E tuttavia la nostra umana verità è pur sempre la sua verità, dipende dalla sua verità. Una posizione questa della analogia fidei, definita poi persino da Balthasar, che pure si reputava discepolo di Prisvara, ma che era molto amico del suo connazionale Barthes, dico reputata, considerata da Balthasar come una analogia peculiarmente teologica. Sapete che poi Balthasar parlerà nel suo saggio sulla teologia di Barthes di un'analogia cristologica, Cristo Gesù in persona, l'analogia perfetta, perché il di più di Dio riguarda l'uomo è impersonato da Cristo. E la somiglianza limitata dell'uomo riguardo a Dio è pure impersonata da Cristo. E Cristo dunque è il semper maior, la dissimilitudo semper maior, ma pure la similitudo semper certa. Per Balthasar, Cristo Gesù è l'analogia vivente, da cui scaturisce il pensiero cristiano, la teologia cristiana. Guardini si inseriva ancora prima di Balthasar in questo dibattito, tentando di mantenere una via mediana, che io chiamo appunto inversio analogia. Non soltanto una conoscenza razionale di Dio a partire dal basso, e nemmeno l'abisso tra Dio e l'uomo, valicabile soltanto col salto della fede, ma una conoscenza teologica dell'uomo a partire dall'alto alla luce della rivelazione. In questi termini, Guardini non solo si proiettava al di là dell'opposizione tra analogia entis e analogia fidei, ma recuperava anche terreno rispetto alla formidabile svolta antropologica inaugurata da Feuerbach, secondo il quale ogni teologia in realtà non è altro che un'antropologia sovradimensionata. Per Guardini è vero il contrario. Ogni antropologia è autentica conoscenza dell'uomo solo se si risolve in discorso teologico, o meglio, solo se si fondamenta come discorso teologico. Insomma, la antropologia teologica, la teologia per Guardini in questa prospettiva non può essere più l'aggettivo qualificativo di una certa antropologia autosufficiente. La teologia è la possibilità reale di ogni antropologia. Si conosce l'uomo solo se si conosce Dio. Da qui il titolo del saggio che sto richiamando, che sto sintetizzando. E così Guardini poneva l'accento su quelle che abbiamo definito la volta scorsa le dimensioni teologiche antropologicamente situate e le dimensioni antropologiche teologicamente orientate, il sopra e il dentro di Dio rispetto all'uomo, la sua metafisica trascendenza e la sua storica prossimità, ma pure il donde e il verso dell'uomo nei confronti di Dio, il suo esistere da Dio per Dio. Soprattutto le prime due polarità asimmetriche, il sopra e il dentro. Il Dio di Gesù Cristo sta in alto e sta dentro alla storia, non fuori e neppure sotto la storia. In alto e dentro sono quei poli asimmetrici che già Agostino aveva collegato fra loro e che nel primo Novecento altri teologi, tra cui proprio Erich Preswara, riscoprivano e rivisitavano. Non c'è distanza tra questi poli, come invece potrebbe essercene tra chi sta in alto e chi sta in basso, o tra chi sta dentro e chi sta fuori. Chi sta in alto sta pure dentro. Questo si deve dire del Dio che, alle sue stesse promesse, ha finalmente detto sì in Cristo Gesù. Questo è il fondamento della teologia cristiana.
E comprese e spiegate in questi termini, l'inverso analogia è la terza via di Guardini tra analogia entis e analogie fidei. E si impernia ancora una volta nell'incarnazione. L'incarnazione è anche per Guardini, prima ancora che per Baltasar, il canone dell'analogia. Ma l'incarnazione, scrive Guardini, ha le sue condizioni preliminari in Dio stesso. E con questa affermazione concludo. Le condizioni preliminari in Dio stesso. L'incarnazione, che è un fatto storico-economico, storico-salmifico, ha le sue condizioni preliminari in Dio stesso. Questa affermazione ha importanza per capire l'inverso analogie perché fa valere per la realtà storica del mondo ciò che vale nell'eterna realtà agapica. Guardini non sviluppa questa sua intuizione, ma reputa che essa, che questa intuizione, possa trovare i suoi antichi fondamenti nel primitivo pensiero patristico. Penso per esempio a ciò che scriveva Tertulliano nel III secolo, nel capitolo VI nel suo De Resurrectionis Mortuorum, anche De Resurrectionis Carnis. Scusate, De Resurrezione Mortuorum o De Resurrezione Carnis. Uno scritto in cui Tertulliano spiegava che Dio creò Adamo in Cristo incarnaturo, cioè rivestendolo anticipatamente della medesima umanità che il Cristo avrebbe assunto incarnandosi. È come dire che Adamo viene pur sempre dopo di Cristo, teologicamente dopo di Cristo, anche se storicamente sorge nel mondo prima di lui. E un simile insegnamento si potrebbe far emergere dall'ancora più suggestivo capitolo 10 dello scritto a Diognetos, secondo cui Dio, si legge così lì, formò gli esseri umani dalla sua propria immagine, ec tessi dias eikonos eplasen tus anthropus, ec tessi dias eikonos, dalla sua più intima idias, dalla sua propria immagine. In questo senso l'uomo è impastato di Dio, poiché è stato modellato a partire dall'immagine propria di Dio, l'immagine che più gli è intima, idia in greco. L'immagine di cui perciò l'essere umano è realissimo riverbero. Emerge qui il profilo divino, logicale, il profilo filiale dell'uomo formato dall'intima immagine di Dio. Creando l'uomo dal suo intimo, Dio non si limita a imprimere le sue impronte digitali al mondo, ma vi si rende presente come frammento di mondo e tuttavia tutt'altro che mondo. È questa l'intuizione dell'anonimo autore dello scritto a Diogneto, che però, secondo me, rigurgita, riappare nelle intuizioni di Guardini. Cito una sua pagina per concludere e per avviare il nostro colloquio. È una pagina ricavata dal volume Antropologia Cristiana, che è uscito postumo, ma che risale alle sue lezioni universitarie degli anni 30. È una pagina in cui viene recuperata questa interpretazione patristica dell'incarnazione del Logos. Dio creò l'uomo dalla materia. Possiamo dire così, ponendoci nella prospettiva delle scienze naturali. Ma già ci ammonisce il testo della scrittura, qui non si intende la nuda materia della scienza, la materia fisica, l'elemento chimico, il preparato tecnico-scientifico artificialmente isolato, bensì la polvere del campo. L'uomo è tratto dal campo, dalla terra che nutre, dalla terra scura, materna, simbolo dell'infinita fertilità di Dio. E va sottolineato che non si tratta nemmeno della magna mater della storia delle religioni antiche, che è la terra sprofondata nell'oscurità, caduta preda del mito. Ciò che intendono le scritture è quella terra che è amata da Dio, l'immagine del suo grembo, da essa è venuto l'uomo. Se vogliamo sapere
Che cos'è la materia di fronte a Dio? Dobbiamo rivolgere alla polvere del campo, così come intesa la Genesi. E dove si raggruma di nuovo questa polvere del campo, se non in Cristo? Se vogliamo comprendere la materia in riferimento a Dio, dobbiamo dunque volgere lo sguardo a Cristo, al fatto che Dio è diventato uomo e che sì, come dice Giovanni, ha di fronte a sé, che ha di fronte a sé gli spregiatori della materia, cioè gli gnostici, il Verbo si è fatto carne. La materia non può essere qualcosa di insignificante se è potuto accadere che Dio entrasse in essa, e non solo per dimorarvi per un po', per attraversare la bassezza della materia e poi, abbandonando quell'elemento oscuro e odioso, ritornare alla chiarezza dello spirito. No, Dio si è fatto uomo, si è fatto carne. Dio ha ripreso posizione, si è dislocato e ha sussunto la materia nell'unità della sua esistenza. Il Figlio di Dio rimane uomo Dio per tutta l'eternità, cosicché pure la materia si disloca per sempre. Eterna è la materia nella gloria dell'uomo Dio. Fin qui la citazione di Guardini. Ma vedete come la syntaxis si contagia dall'autoimmanenza eterna di Dio alla storia del mondo, alla creazione stessa. Vedete come Dio, creandosi, disloca, e come Dio, incarnandosi in Cristo Gesù, disloca il creato in se stesso, lo ospita per sempre in se stesso, redimendolo di fatto, salvandolo. E sulla base di questa antica intuizione, l'intuizione della cosiddetta logos teologia dei padri del secondo e del terzo secolo, che è implicita, a mio parere, nel pensiero di Guardini, che si incardina la sua inversio analogia, la inversio analogia, la quale è una epilogia, cioè è un discorso che parte dall'alto, che piove dall'alto. Se nel tempo della secolarizzazione l'analogia, entis, lo strumento classico della teologia cattolica, non è più uno strumento che si può usare sempre e comunque, allora dobbiamo ritornare a una logica biblica, quella secondo cui solo chi conosce Dio conosce l'uomo. Ma chi conosce Dio non metafisicamente, bensì umanamente, per come Dio si lascia conoscere dentro l'esistenza degli uomini nel mistero dell'incarnazione del suo Logos. L'inversio analogie dice tutto questo, e in questo senso Dio diventa Urbild, diventa archetipo di una immagine di lui che è proprio l'uomo stesso. Ebenbild, immagine somigliante nel tedesco di Romano Guardini. Con tutto ciò, un'ultima citazione, e davvero mi taccio, sempre tratto da una pagina bella di Guardini, sulla natura della Weltanschauung cristiana. Dio, così afferma, così scrive Guardini, ha posto l'uomo in una relazione a sé, senza la quale egli né può essere né può venir compreso. Questa è la inversio analogia. Dio ha posto, ha messo l'uomo, ha assegnato un posto, ha assegnato una taxis all'uomo, che è la relazione con sé, altrimenti l'uomo non è e non può essere compreso. Egli ha un senso, ma sta al di sopra di lui, in Dio. Non si può intendere l'uomo come se esistesse in sé e vivesse quale figura chiusa e autonoma, bensì esiste nella forma di una relazione, da Dio a Dio. Questa relazione non sopravviene come seconda alla sua natura, così che questa potesse darsi anche a prescindere da quella, bensì in essa la natura ha il suo fondamento. L'uomo è uomo solo nel rapporto a Dio. Il da Dio e a Dio fonda la sua esistenza. Questo è ciò che dobbiamo ricordare.
il da Dio e a Dio. Vedete come il donde e il verso, quelle dimensioni antropologiche teologicamente orientate, tornano a essere altrettanto belle e importanti nel pensiero teologico guardiniano come l'altra polarità, come le dimensioni teologiche antropologicamente situate, come il sopra e il dentro di Dio rispetto agli uomini. È il punto di vista archimedico che segnala la sintassi tramite cui Dio prende posizione nel mondo per il mondo stesso in Cristo Gesù. Grazie Don Massimo, Grazie. Ecco, sì. di cuore, nel senso che è stato un piacere seguirti, davvero un bel godimento. Non rubo altre parole perché Andiamo subito. ci avrei un paio di osservazioni più per reagire contento ad alcune delle cose che ci hai proposto e anche un paio di domande. Però preferisco Vediamo prima Gesù. zittirmi, no, infatti mi zittisco e do la voce a voi qualora qualcuno voglia reagire, chiedere qualcosa a quello che Don Massimo ci ha proposto.